Inizia l'incontro sempre qui dal circolo Andrea Doria, partita tra Avellino e Ternana. Ternana che ha battuto il calcio d'inizio di questa prima frazione e attaccherà da destra verso sinistra con la classica maglia rosso-verde. Invece Avellino bianco-verde che attaccherà da sinistra verso la destra. Avanti proprio per Erra, cerca di liberarsi ma c'è pressione del numero 13 avversario, Matteo Albano. Palla che va fuori, si riparte con la rimessa dal fondo di Sacchi. Servito in avanti il numero 9 Basili, cerca di giocarla Caratelli. Il tiro poi del numero 8, palla che va alta. Avellino con Di Palma, cerca di andare poi il numero 55 Marchione, la mette in mezzo, il tiro di Erra, la parata di Sacchi. Calcio di punizione per l'Avellino, 3 in barriera per Sacchi, il tiro sfonda la rete, bellissimo il gol del giocatore in maglia bianco-verde. È il numero 7 Ferdinando Di Palma che mette subito la prima marcatura dell'incontro dopo 10 minuti. Bianco-verde, può ripartire la Ternana, non ce la fa Marchione, subito Guardingo riesce a recuperare il pallone. Di Palma prova il tiro, pallone murato però dalla squadra avversaria. Può risalire il numero 4 Granata, non ci riesce perché l'Avellino riparte subito, controffensiva pesantissima! E altro gol del numero 7, Ferdinando Di Palma, 2-0. Rimessa laterale battuta, servito il numero 10 Poma. Gira dall'altra parte la palla per adesso in possesso Granata. Ancora cercato un giocatore sulla destra, sventaglia dall'altra parte per Poma. Prova il tiro Poma, palla che entra, scivola tra i guantoni di Di Santo, gol del 2-1 per la Ternana, quindi accorcia la squadra in maglia rosso-verde. 6 Mancuso, si fa vedere vicino Basili, Mancuso preferisce metterla dietro per Poma. Siamo arrivati quasi alla fine del secondo giro di lancette di recupero, chiamato dal direttore di gara, ci prova Troccoli, è gol fantastico del numero 5 al chiudere del primo tempo, due pari tra Avellino e Ternana. Si riparte, altri 25 minuti, poi in caso di parità si andrà ai calci di rigore. Ha battuto De Palma con il suo Avellino che attaccherà per questo secondo tempo da destra verso sinistra. Invece Ternana che cercherà di ribaltare la situazione e attaccherà per questo secondo tempo da sinistra verso destra. Pallone messo in mezzo e ancora gol del numero 7 Di Palma che si fa anche male sperando, si alza subito sperando che non sia nulla di grave. Tripletta per lui e 3-2 per l'Avellino dopo 50 secondi dall'inizio del secondo tempo. Palla messa in mezzo da Marchione se non erro. Poi carambola che porta al gol dell'Avellino, 4-2 per la squadra in maglia bianco-verde. Ternana che ci prova ancora con poco più di 10 minuti da giocare e due gol da fare per pareggiare subito, gol del 4-3, è andato in gol il numero 6 Gianluca Mancuso. Quindi adesso c'è solo una distanza tra le due squadre. Troccoli ci prova il tiro, la parata di Di Santo. C'è stato un break, si giocherà ancora per un minuto. Cerca di metterla in mezzo Mancuso, non riesce a prenderla nessuno. Può ripartire l'Avellino con De Palma che può chiudere la partita con questo contropiede. Si smarca tutti, De Palma, palo! E poi il gol, palla che entra, 5-3 per l'Avellino, poker per il numero 7. Chiude così l'incontro Di Palma con pochi secondi da giocare. Troccoli in possesso, forse adesso si sono buttati giù i giocatori della Ternana, manca veramente poco
Fischietto in bocca per il direttore di gara. Avellino che passa, finisce l'incontro 5-3 per la squadra in maglia bianco-verde.